un esordio da star, come si conviene, per Meghan Markle, che ha accompagnato il principe Harry nella loro prima uscita ufficiale da fidanzati e promessi sposi a Nottingham, a inaugurare un centro di assistenza e beneficenza. Ma prima, all'uscita, bagno di folla, tantissima gente, più del solito per la famiglia reale, e tutti pazzi per Meghan, tutti che volevano stringere la mano, chiederle un autografo, fare le congratulazioni a lei e al principe. E alla fine il principe era quasi messo un po' da parte, era con lei che volevano parlare, qualcuno ha anche tirato fuori la bandierina degli Stati Uniti. Beh, c'è da dire che rispetto ad altre fidanzate e mogli della casa reale, Meghan ha il tappeto rosso, è abituata, è un'attrice, ha fatto Hollywood, ha fatto i festival, sa come comportarsi in queste occasioni. Infatti è apparsa molto informale, molto disinvolta, molto a suo agio, già perfetta nella parte, nel nuovo ruolo da Oscar, in un certo senso, che dovrà recitare sul serio però per tutta la vita. Quindi insomma abbiamo già la conferma che è stata un buon investimento per la casa reale, che guadagnerà ancora più consensi, così come li aveva guadagnati con il matrimonio di William con Kate Middleton. E insomma, un grande successo alla prima di Meghan in Inghilterra. Si vedrà se ci sarà la stessa atmosfera, se quando Donald Trump visiterà finalmente gli Stati Uniti, nonostante le polemiche sui tweet anti-islamici di questi giorni, perché, come raccontano oggi i giornali di Londra, troverebbe alla Casa Reale a riceverlo appunto un'americana molto critica nei suoi confronti, la stessa Meghan Markle, che sui social network più volte ha criticato